periodo d'esami. Ma questo non mi impedisce di unire l'utile al dilettevole. L'utile di YouTube e il dilettevole dell'università. Vai con la scienza! Batteri dopanti? O almeno è quello che ho pensato quando ho trovato per caso questo articolo sull'Harvard Gazette. Uno studio trova un batterio capace di migliorare le prestazioni nel microbioma umano. Cos'è il microbioma? In questo momento, nel mio corpo, come nel vostro, ci sono centinaia di migliaia di miliardi di batteri. Qualche chilo. Sono concentrati nel nostro intestino e formano il cosiddetto microbioma. Può sembrare strano, ma non sono un problema. Anzi, un sacco di studi hanno dimostrato che il microbioma è fondamentale per la digestione, per il mantenimento dell'equilibrio del nostro organismo e addirittura per il recupero di certe malattie. Per farla breve, è come se questa gigantesca colonia di batteri che ci troviamo qua dentro abbia imparato a convivere con il nostro organismo e che faccia concorrenza con gli altri batteri, quelli cattivi, quelli che provocano le malattie. E l'interesse nell'argomento sta pure crescendo. Pensate che ultimamente è venuto fuori che la composizione del microbioma sarebbe pure associata alla massa corporea e allo stile di vita. Ad essere pignoli, col termine microbioma si intende l'insieme del DNA di questi batteri, altrimenti dovremmo chiamarli microbiota. Ma sono robe da biologi. Come fatto il nostro microbioma varia da persona a persona e dipende in massima parte dall'alimentazione e dallo stile di vita. La domanda sorge spontanea. Gli atleti migliori hanno anche un microbioma migliore? Tra le centinaia di specie che lo compongono c'è anche la protagonista del nostro articolo, la villonella. Cos'ha di speciale questo batterio che è capace di digerire l'acido lattico? L'acido lattico, lo sapete, è quella sostanza tossica che si produce quando nel nostro corpo la respirazione cellulare non va a buon fine, perché manca l'ossigeno e perché siamo sotto sforzo. Indovinate quando succede? Durante un 400 metri alla morta, ad esempio, ma anche in molte altre discipline dell'atletica. Nel caso dello studio riportato nell'articolo, parliamo della maratona di Boston. I ricercatori hanno analizzato il microbioma dei top runner del 2015 per scoprire quale batterio era presente in quantità superiore rispetto alle persone normali. La risposta è stata villonella. Come dicevo prima, la villonella è capace di smaltire l'acido lattico splendidamente, ma si trova nell'intestino, mentre l'acido lattico viene prodotto nei muscoli e poi portato nel sangue. Qualcosa non torna. Ebbene, nonostante questa incongruenza, è venuto fuori che la villonella è capace di svolgere ugualmente il suo lavoro. Gli atleti forti smaltire l'acido lattico più facilmente. Ma i ricercatori sono andati oltre. Hanno annientato la villonella nell'intestino dei topi di laboratorio e scoperto che la cosa funziona anche per loro, facendo un cinico esperimento sui tapirulan. Questo è lo stato della ricerca. Domanda: arriveremo mai a considerare un po' di villonella la stregua di una dose di EPO? Chissà, è ancora presto per dirlo. Il giudizio su queste cose è frutto di un'accurata analisi sul piano scientifico e morale. Infatti c'erano sostanze che in passato non erano considerate doping e adesso lo sono. E non vi ho certo raccontato di queste cose per educare dei potenziali dopati. Sapete, la scienza è come un martello, l'importante è saperlo usare bene. Come sempre in questi casi, l'importante è citare le fonti, quindi vi linko qua sotto i paper da cui mi sono informato. Aspetto il vostro parere qua sotto nei commenti. E siccome mi sono fatto tanti nuovi poster, ditemi chi è il vostro preferito fra questi due tizi qua. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. We'll be right back.